e campagna. Io un altro punto importante, diciamo, che ritengo mi appartenga è il fatto che mi sento una di voi. Io sono una persona semplice, di sani principi ed onesta. Quindi oggi voglio rappresentare tutti voi con la mia presenza qui. E vivendo ogni giorno, 365 giorni l'anno, tra la gente, gli anziani, i pochi ragazzi rimasti, e non solo in questi giorni di politica, perché io lo faccio tutti i giorni, mi sono resa conto che San Marco purtroppo ha perso il sorriso, e questa è una cosa che mi fa un po' dispiacere. Brava Maria. Brava. Beh, queste cose vere. Parlerà adesso. No, non ho finito. Io ricordo gli anni della mia adolescenza qui a San Marco e ricordo gli anni in cui a San Marco si respirava un'aria diversa, un'aria più sana, più pulita, dove la gente era più spensierata, più tranquilla. E oggi invece, facendo il giro per il paese, mi rendo conto che la gente che prima veniva comunque a portare anche il loro contributo economico qui a San Marco non viene più. I ragazzi, quelli pochi rimasti, li vediamo alla riforma, in piazza, con un viso spento, però sempre con quella speranza che possa cambiare qualcosa. E questa gente che prima veniva a San Marco portava il loro contributo economico, quindi a San Marco girava anche un po' di più soldi, quindi l'economia. Oggi purtroppo, devo dire purtroppo, la gente, a parte le problematiche economiche che abbiamo tutti, non viene più a San Marco. E lo sapete perché? Perché la gente è terrorizzata di venire a San Marco. Noi tutti siamo terrorizzati di venire a San Marco. Perché il fatto che magari entriamo in un negozio, andiamo a comprare qualcosa, ritorniamo alle nostre auto e troviamo subito una multa. E purtroppo questo penalizza il nostro paese. Sì, sì. Non è giusto, perché io credo sì che bisogna lavorare, però avere anche bisognerebbe essere un po' più tolleranti verso la gente in questo momento di crisi economica. Noi non siamo politici nati sicuramente, però io credo che per fare politica ci voglia un cuore, perché bisogna capire la gente, bisogna immedesimarsi nella gente e in quello che realmente vuole. Noi oggi non vi obblighiamo a votarci, perché dovete essere voi a decidere ciò che è meglio per San Marco, dovete essere voi a decidere. Noi siamo qui per raccogliere però le vostre proteste, le vostre delusioni, le vostre amarezze. E non solo però le vogliamo raccogliere, queste vostre proteste, le vogliamo mettere in atto. Vogliamo collaborare insieme a voi, perché voi siete San Marco, voi tutti siete San Marco, non solo chi comunque si va a sedere lì e poi alla fine del mese prende i soldini. Non è questo, per come la penso io. E vogliamo quindi una collaborazione insieme al popolo. E quindi noi stiamo lottando per una politica più trasparente e più pulita, però sempre grazie al vostro aiuto. E come diceva Roberto, per chi non lo sa, il giorno 26 c'è stato qui il senatore Francesco Molinari, che appunto poi vi faremo vedere un video che abbiamo avuto per quanto riguarda l'ospedale. Lui si è presentato qui in modo tranquillo, in modo umile, senza macchine blu, come uno di noi, perché questo è il nostro movimento, noi siamo la gente. Noi vogliamo il vostro aiuto e lotteremo, ripeto, per una politica più pulita e più sana. E niente, mi fermo qui e il 25 maggio votate il Movimento 5 Stelle. Brava! Grazie. Allora, perché ci interverrà adesso. Mi sono dimenticata un attimo. Allora, noi abbiamo portato una lettera al Comune dove praticamente abbiamo deciso di far partecipare, insomma, agli scrutatori, di dare la precedenza a tutti i disoccupati, inoccupati che hanno figli a carico. Quindi giorno 5 tutte queste persone, noi saremo lì presenti, si presentano lì perché ci sarà questo sorteggio. Noi abbiamo cercato di avvantaggiare chi è un po' più in difficoltà, diciamo, in questo momento.
Grazie Maria. Parlerà adesso Deborah Roberto. Grazie signorina mia. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Deborah Roberto, ho 38 anni e sono felicemente sposata con Daniele Caparelli. Sono mamma di due bambini meravigliosi, di cui uno ormai è arrivato a destinazione. Forza amore, forza. Lavoro nel panificio dei miei suoceri. Il mio titolo di studio è la maturità classica. Credo fermamente in Dio e quindi negli uomini e nelle loro capacità. La politica per me è un mondo totalmente nuovo. Non avrei mai pensato di parteciparvi un giorno. In realtà sono stata sempre dall'altra parte. E per altra parte intendo quel mondo dove è difficile curarsi, è difficile andare a scuola, dove i nostri diritti sono diventati ormai una prerogativa di pochi. Ed è proprio questa mia condizione che mi spinge a scendere in campo, a metterci la faccia e a dire che insieme possiamo costruire una società migliore, dove l'onestà possa trionfare. La mia candidatura è stata dettata da una scelta consapevole. Si tratta di un movimento, per così dire, in cerca di verità e di giustizia. A tal proposito, prendiamo coscienza del fatto che in realtà ci sono tante, tante verità nascoste e tanta è la fame di giustizia. Scusate l'emozione. Sei brava! Una delle verità più nascoste che mi spaventa, in particolar modo, è che in realtà noi non siamo cittadini liberi. Perché fin quando non ci sarà una giustizia sociale, non ci sarà nessuna forma di libertà. Dai, un applauso che sta bene. Ed è per questo e per altri motivi ancora che ho deciso di mettermi in gioco e so che insieme possiamo fare tanto e quindi dobbiamo smettere di fare ciò che è nelle nostre possibilità, ma dobbiamo cominciare a pensare di fare ciò che è nelle nostre responsabilità. E sono pienamente e fermamente convinta che differenziare la spazzatura non sia solo una possibilità, ma è una nostra responsabilità. Dobbiamo pensare che avere delle scuole sicure sia una nostra, non sia solo una nostra possibilità, ma è una nostra grande responsabilità. Inoltre ancora dobbiamo smettere di pensare che avere una sanità efficiente sia una nostra possibilità, ma è una nostra enorme, grande responsabilità. In più dobbiamo smettere di pensare che custodire e rivitalizzare il nostro patrimonio storico-culturale sia una possibilità, ma è una nostra responsabilità. E per finire, cosa più importante, dobbiamo smettere di pensare che non avere infiltrazioni mafiose nelle nostre amministrazioni comunali sia una possibilità, ma è una nostra grande responsabilità. Noi del Movimento 5 Stelle apparteniamo al popolo e saremo in virtù di ciò la vostra voce. Nessuna poltrona, nessun piedistallo e nessun personalismo, ma cittadini, tra i cittadini, per i cittadini. Brava, brava! Non so, vi dico soltanto grazie per avermi dato questa grande possibilità e spero tanto che voi accettiate questa nostra anche poca, diciamo, professionalità tra virgolette, perché non siamo bravi, esperienza, e in più in conclusione vi dico semplicemente una cosa, che votare noi significa votare voi. E un'altra cosa, Dio vi benedica sempre. Grazie Deborah. Ciao amore. Adesso arriva la signora Concetta Rita Sposito. Buongiorno. Sono Concetta Sposito, sono sposata con Leonardo Percaccia e abito a San Marco da circa 14 anni. Ho 40 anni. Mi sono diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale a Diamante, mio paese d'origine. Sono iscritta nel Metap Movimento 5 Stelle di San Marco dal 2013. Faccio parte della categoria dei commercianti e vi posso assicurare che se durante gli anni 80-90 i commercianti erano giudicati dei benestanti, oggi sono stati messi in ginocchio, ormai si sopravvive. Mi raccontano che prima San Marco poteva essere paragonato a Cosenza commercialmente, oggi San Marco Centro può essere paragonato al nulla, è deserto, molti negozi sono stati costretti a chiudere. Il paese è in degrado, abbiamo delle bellezze storiche invidiabili,
Abbiamo una bella villa comunale chiusa al pubblico, però. Abbiamo un bel centro storico, la torre, l'abbazia, il tutto circondato da una natura incontaminata. Ma soprattutto abbiamo un paese in cui vive tanta brava gente, cortese e accogliente, ve lo posso garantire io. Venendo da un altro paese, sono stata accolta e mi sono integrata benissimo a San Marco. Quindi credo che dobbiamo puntare su noi stessi perché abbiamo la capacità giusta. Se sono qui ora è per dare uno strappo radicale al passato, alla politica dell'interesse proprio. Voglio stare vicino alla gente e nel mio piccolo cercare di risolvere qualche problema, senza soprattutto chiedere niente in cambio. Prego. Noi non siamo legati a nessuno, non abbiamo vincoli con nessuno, siamo trasparenti così come ci vedete. Non farò promesse che non potrò mantenere, ma sicuramente lotterò per i nostri diritti, la nostra dignità e per il bene comune. Non lascerò facilmente la presa, andrò fino in fondo in tutti i settori senza timore, anche se non sarà facile. Non sono le solite tiritere fatte in campagna elettorale dai vecchi politici di turno e di professione. Io non ho mai fatto politica prima, e si sente dalla voce, all'emozione. Ma sono pronta a dare il mio appoggio a chi ne avrà bisogno per far valere i propri diritti. Chi mi conosce sa che non mi arrendo facilmente, conosce la mia sincerità, mi adatta a tutto e sa che mi piace stare con la gente. So cosa significa avere bisogno, bisogno che può variare dal denaro, cibo, lavoro e affetto. Chi di noi almeno una volta non ha avuto bisogno ed ha dovuto chiedere aiuto umiliandosi? Lo so perché è successo anche a me. E non voglio entrare nel personale, ma vi posso garantire che c'è tanta brava gente che ringrazierò a vita, pronta a tendere la mano. Ad altri non dico nulla, perché credo in Dio e credo che la vera giustizia è quella divina. Io faccio anche saltuariamente assistenza domiciliare, come borsista, presso persone non autosufficienti. E non me ne vergogno a dirlo perché il lavoro è dignità. E stare vicino alle persone bisognose ti dà grandi soddisfazioni a livello umano. Mi rammarica però che il servizio sia stato sospeso dagli inizi di marzo e riprenderà probabilmente dopo le elezioni. Molti nostri ragazzi sono dovuti andare via fuori dall'Italia per andare a cercare lavoro fuori. Ognuno di noi dovrebbe avere diritto ad un lavoro o almeno a un reddito minimo per potersi garantire una vita decorosa. Sono tante le persone che mi dicono io non vado a votare, vorrei sapere il perché, chi o cosa ha portato a questa esasperazione queste persone. Altre persone invece mi hanno detto voterò Movimento 5 Stelle alle europee, senza capire che la nostra lista potrebbe essere l'anello di unione con l'Europa, come stiamo facendo con Roma. Noi infatti siamo tutti volti nuovi della politica, però siamo sostenuti e rappresentati benissimo. Cittadino eletto alla Camera dei Deputati da Sebastiano Barbanti, cittadino al Senato Francesco Molinari, che ci hanno assicurato la loro presenza sul nostro territorio, come hanno sempre fatto anche in passato, presidendo dei nostri meetup ed intervenendo su alcuni nostri problemi come l'ospedale. Vi chiedo di non farvi togliere la libertà e di darci fiducia. Vi chiedo di andare a votare, stando attenti e con gli occhi bene aperti, per valutare a chi date il vostro voto. Valutate bene chi c'è dietro ogni lista e quali interessi possono celarsi dietro ogni candidato. Noi ci stiamo mettendo la faccia ed il cuore. Voi dateci il vostro aiuto votando il 25 maggio, lista numero 2, Movimento 5 Stelle. E non dimenticate il Movimento 5 Stelle alle europee. Noi voteremo Laura Ferrara. Grazie. Brava. Grazie Rita. Adesso l'intervento del candidato a sindaco Aurelio Arnone. Voglio ricordare un'altra cosa molto importante. Scusami un attimo, Aurelio. C'è praticamente, ci saranno delle presenze di altri, come dire, ci sarà Laura Ferrara l'11 maggio che è la candidata alle europee e verrà l'11 maggio allo scalo di San Marco, quindi chi vuole venire a vederla può venire, un avvocato di Cosenza, 30 anni,
che è stata eletta per la circoscrizione sud. Poi avremo anche, oltre a Sebastiano Barbanti e a Francesco Molinari, rispettivamente deputato e senatore, avremo anche gli altri deputati e senatori del Movimento 5 Stelle eletti in Calabria, che sono rispettivamente Nicola Morra, che vedete spesso in televisione, poi verrà anche Dalila Nesci, insieme a Paolo Parentela, che ha presentato anche delle interpellanze riguardo ad altre rovine della nostra zona, tipo la famosa diga dell'Esero, che non si capisce che ruolo. Vai Aurelio, grazie. Oh, finalmente. Carmine. Ci siamo riusciti. Cari cittadini e cari cittadini, buongiorno. Sono Aurelio Arnone. Sono nato e vivo a San Marco Argentano. Come potete vedere, chi di noi è più sicuro in piazza è andato a braccio. Chi lo è un po' meno si è scritto il discorso. Io mi sono scritto il discorso con la paura di sbagliare. Un discorso comunque che non vuole essere di promesse urlate, ma di proposte e di impegni che con gli altri candidati vogliamo portare avanti e realizzare insieme a tutti voi. Chi mi ha preceduto oggi ha già esposto bene le motivazioni che ci hanno spinto ad aderire al Movimento 5 Stelle. Siamo un gruppo di persone che non si è mai occupata di politica, ma che sono stanche del vecchio modo di fare politica, che privilegi i pochi e sempre gli stessi, che predica le solite parole e mai seguite dei fatti. Il nostro obiettivo, che è quello principale, è il bene di tutta la comunità di San Marco. E mentre negli anni si è parlato e riparlato di programmi e altre cose, noi già da tempo stiamo lavorando, ci siamo già mossi in tal senso. E come sapete, il deputato, cioè non deputato, il cittadino Sebastiano Barbanti si è fatto portavoce alla Camera dei Deputati per il nostro problema dell'ospedale, dove ha fatto un intervento e dove stiamo aspettando una risposta. Prego l'amico Verta se fa andare il passaggio della Camera dei Deputati. È vietato stare male, soprattutto la sera, dopo le 8 di sera. Questo perché il paese è stato pian piano depauperato dall'unico ospedale che c'è nell'arco di un'ora di macchina di distanza. Adesso viene chiuso anche il pronto soccorso, quindi una qualunque persona, ed è già successa, che si è sentita male per giunta la sera, ha un'unica soluzione: incrociare le dita per arrivare all'ospedale più vicino, che dovrebbe essere quello di Cosenza, oppure passare a miglior sorte. Sembra che addirittura ci sia un documento da parte del commissario ad acta, che in questo caso è il governatore, ancora per poco, Scopelliti, della regione Calabria, che dica, intimi al DG dell'ASP Scarpelli di aprire quell'ospedale, per cui si è ritenuto evidentemente valido. A tutt'oggi non si sa nulla, si sa solo che le persone continuano a incrociare le dita. Volevo sensibilizzare la Presidenza affinché gli abitanti di San Marco Argentano riprendano, riabbiano uno dei diritti fondamentali, che è quello della salute e non quello della speranza. Grazie. Bene. Noi non vogliamo più continuare a incrociare le dita. Noi vogliamo che l'ospedale funzioni da subito, almeno per il pronto soccorso. Dai, su, che è arrivata a Roma. Siamo a conoscenza che anche la regione è propensa a questa apertura e non sappiamo quali siano gli interessi che prendono l'iniziativa, ma possiamo immaginarlo. Noi vi promettiamo che ci attiveremo con ogni mezzo, tipo raccolta firme, altre interpellanze parlamentari se ce ne sarà bisogno, mobilitazione dei cittadini. Andremo ogni giorno in regione se necessario, fino a quando non otterremo un risultato. Questo già registrano, ok? Quindi non di meno importanza dell'ospedale è la questione dei rifiuti. Noi siamo stanchi e preoccupati di vedere i cassonetti stracolmi. Siamo per la raccolta differenziata spinta, come dicevano gli altri colleghi prima. Ma voi potrete dire pure che c'è già, non c'è niente di nuovo. Purtroppo la raccolta differenziata non è questa che abbiamo iniziato noi. Circa un mese fa abbiamo organizzato, come gruppo del Movimento 5 Stelle, un viaggio informativo a Saracena per capire il loro sistema di raccolta e riutilizzo dei rifiuti. Lì la raccolta differenziata la fanno porta a porta,
e si completa con la selezione e lo stoccaggio dei rifiuti effettuata da dipendenti comunali in un'isola ecologica del comune e successivamente conferiti ad altri organismi preposti e non a discarica. Effettivamente il materiale selezionato viene venduto ai consorzi che operano a livello nazionale ed europeo. I vantaggi sono comunque evidenti e tangibili in quel comune. Non ci sono più cassonetti per la strada e non ci sono rifiuti in giro, ma sono tutti raccolti porta a porta. Sono stati creati dei nuovi posti di lavoro. Il materiale riutilizzato ha prodotto ricchezza grazie alla vendita e non di meno importante la riduzione della tassa dei rifiuti, che è tutto a vantaggio dei cittadini. Vogliamo che questo si realizzi veramente a San Marco. Vogliamo che il paese sia vivibile e non invaso dai rifiuti. In realtà abbiamo già un buon... quelli della politica che conosciamo già, ma i vostri valori che sappiamo sono
quelli alla base di una convivenza ottimale per tutti. Cosa dire? Io conosco Aurelio da un po' di tempo, conosco la sua professionalità, la sua inappuntabilità, che non mi spara, qualcuno che non mi spara, perché a volte si può anche essere impreciso. Però, voglio dire, Aurelio è una persona onesta innanzitutto, una persona seria, che, poc'anzi ho sentito, andrà alla regione tutti i giorni per rivendicare i diritti di questo comune. Sì, ma Roma. Vi posso garantire che per la sua caparbietà non è una minaccia, è una promessa, lui lo farà. Lui ci andrà in due giorni e starà tranquillo fino a quando non usciranno da quelle porte della stanza dei bottoni per avere una risposta, sarà lì tranquillo senza nemmeno essere violento, senza nemmeno, perché lo conosciamo tutti, però ha la caparbietà di insistere fino alla fine. Sono sicuro che porterà delle risposte qui a San Marco e di questo ne sarò orgoglioso, proprio perché abbiamo detto prima, sono stato io che un po' l'ho influenzato, gli ho fatto conoscere quelli che sono i valori del Movimento 5 Stelle. Penso sia il caso di fare una piccola carrellata, noi ci poggiamo un po' sull'onestà innanzitutto ed è per questo che noi non facciamo alleanze con le persone disoneste che sappiamo già che hanno rubato e che hanno fatto loschi affari. Con quelle persone noi, con cui mischieramente, non vogliamo averci a che fare, niente. Dopodiché possiamo metterci a tavolino e discutere quali che sono i problemi e sicuramente tra persone di buona volontà e persone oneste sapremo tirare fuori le soluzioni migliori, a vantaggio di tutti. E comunque un'altra cosa da sottolineare è che in questi tutti non ci sono apici, non ci sono capi. Da noi vige la regola che uno vale uno. Ovvero ognuno di noi può dire la sua e nessuno verrà cacciato fuori. Ognuno di noi può dire la sua opinione, il suo punto di vista, la sua soluzione e sicuramente dall'assemblea o da chi ascolta sarà valutata. Tutto qua. Mi fermo, mi ha fatto piacere partecipare, anche se sono andato con un po' di ritardo. Vi faccio i miei migliori auguri. Grazie a Roberto. Noi abbiamo concluso, non so se c'è qualcuno che vuole fare altro intervento, oppure qualcuno del pubblico andrebbe bene. Vediamo troppo. Bene, ricordiamo comunque i prossimi appuntamenti. Ci sono i... Molto, molto breve, Franco. Stai parlando? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. È un momento di giornaliste, perché qua presenti per le 5 Stelle, vedo le giornaliste, e non vedo i 5.000 abitanti, 5.000 cittadini che ho dovuto votare 7 anni con denunce di essere un cittadino qualunque. Quel cittadino qualunque assimilava le vostre problematiche e le esternava con arroganza. Sbagli voi, Franco Fasano, ho sbagliato voi, ma io non ho mai visto un popolo che si è mosso. Io sbagli voi, ma è più che ti indifica. Me ne sono troppo fregate, quando uno se ne frega troppo non va bene, facciti di cazzo vostro, vivete le vostre case. Questo è sbagliato, aspetta, scusa un attimo, perché nessuno, abbiamo potuto ascoltare Grillo, il Baffarei, possiamo aspettare altri Baffarei. Quindi, io non ho preso nessun rimborso elettorale con l'Italia dei Valori, io non ho preso nessuna tessera di partito per andarmi a vedere a Roma, dentro le stanze del Toro Massiccio, caro Giulio, sei presente? E ci convolveremo anche al teatrino stasera. Allora, un attimo, tutto questo. Siccome non siamo per l'attacco personale, per la spiegazione per cui non lo facciamo parlare, non siamo per l'attacco frontale almeno per ora, se siamo provocati noi potremmo anche per noi. Non siamo stati provocati come 5 Stelle e noi non attacchiamo nessuno. Se poi non ci attacca poi possiamo diventare anche noi al limite un po' più acuti. Prego. Scusateci per l'inconveniente.
non è nella nostra linea fare questi discorsi, noi facciamo proposte, le urne le andremo a fare contro le istituzioni che non ci ascolteranno, non le faremo sicuramente in piazza. Grazie, buona domenica a tutti. Bravo. Il termine portavoce, io non sono altro che un portatore di idee di un gruppo di persone che più di un anno fa si sono riunite, la maggior parte di noi non aveva mai fatto politica, si sono riunite per cercare di cambiare qualcosa nel loro piccolo, con la loro onestà, con la loro competenza messa al servizio dei cittadini di Crosia. Non sono un leader di nessuno, sono soltanto un ragazzo che è tornato nella sua terra, nella sua Crosia, dopo che a 18 anni l'ha abbandonata per andare a costruirsi il futuro. Ma quando tornavo ogni volta nelle vacanze a Natale, a Pasqua, e vedevo questo territorio sempre più ferito, offeso da un'intera classe politica che l'ha amministrato, ho deciso senza paura di iniziare a combattere tutte quelle persone che negli ultimi 30 anni hanno distrutto Crosia con il loro lassismo, con la loro disonestà e la loro soprattutto incompetenza. Abbiamo deciso con il gruppo di organizzare questo evento. Non casualmente l'abbiamo organizzato oggi, il 25 d'aprile. Voi tutti sapete che il 25 di aprile è una data importante per la storia d'Italia. Il 25 aprile 1946 i partigiani liberarono l'Italia dai nazisti. Bene, a distanza di 60 anni, noi come Movimento 5 Stelle Crosia, noi come Movimento 5 Stelle Calabria, abbiamo deciso di organizzare questo evento per liberare la Calabria dai comitati d'affari, per liberare la Calabria dalla malapolitica, per liberare la Calabria dagli scopelliti, per liberare la Calabria dai Pirillo, per liberare la Calabria dagli Oliverio. Abbiamo deciso di voltare pagina. E a Crosia, come a Montalto, a Rende, a Celico, a San Marco, a Mendicino, ci siamo riuniti e abbiamo creato delle liste civiche. Tutti quanti noi siamo dei cittadini che non hanno svolto più di un mandato elettorale, perché non siamo politici, siamo dei cittadini prestati alla politica. Possiamo svolgere al massimo due mandati elettorali, siamo tutti incensurati, siamo tutti senza carichi pendenti in corso. Vogliamo nei nostri comuni di residenza cercare di cambiare rotta e non potevamo che iniziare oggi la campagna elettorale delle amministrative proprio da Crosia. E adesso vi spiego anche il perché. Quando un anno e mezzo fa mi iscrissi al Movimento 5 Stelle, andai alla riunione a Cosenza e in quel periodo mi sentivo impotente, solo. Vedevo che a Crosia purtroppo la voce di un ragazzo come me, che allora aveva soli 22 anni, non bastava per cambiare le cose. E così chiesi aiuto agli amici che oggi sono tornati e hanno mantenuto la promessa che fecero un anno e mezzo fa. Mi promisero che Crosia non sarebbe più rimasta sola. E oggi hanno mantenuto la promessa.
quello che teniamo a dire è che il Movimento 5 Stelle è una comunità di cittadini. Noi non siamo come i partiti. Come dicevo prima, siamo dei cittadini prestati alla politica. E proprio per questo motivo le campagne elettorali di tutti quanti noi sono molto simili. Abbiamo iniziato tutti quanti insieme a raccogliere le firme insieme ai cittadini di Crosia e ognuno di loro nei loro comuni di residenza. Abbiamo tutti quanti insieme sviluppato alcune idee politiche, come la scelta di scegliere gli scrutatori tra persone disoccupate e studenti, in modo tale che questi feudi amministrativi che sono presenti in ognuno dei comuni calabresi finiscano anche in queste piccole cose, perché non è più accettabile che la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni in ogni comune siano gestite da 10, 15, massimo 20 famiglie. Ed è per questo che è nato il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un movimento politico che ha come fine ultimo la realizzazione del bene comune. Dovete, tutti quanti voi, iniziare a capire che la politica è un qualcosa di straordinario. Ma la vera politica è un qualcosa di straordinario. La politica che vuole migliorare le speranze, la politica che vuole migliorare le cittadine. Sicuramente voi non siete abituati a parlare di questo tipo di politica. Purtroppo le vecchie amministrazioni, le vecchie compagine politiche anche in questi giorni vi stanno testimoniando quella che è la parte più becera della politica. Quella degli accordi, quella degli inciuci. Mi rivolgo soprattutto agli indecisi, mi rivolgo soprattutto alle persone che dicono che siamo tutti uguali e che non vogliono andare a votare. Voglio ricordare loro che il voto è l'unico diritto che ci è rimasto e lo dobbiamo sfruttare, perché è l'unico modo per cambiare le cose. I partiti, le compagini politiche vogliono che la cosa pubblica sia un qualcosa di pochi e godono nel vedere tanta indifferenza. Crosia, d'altronde, è ultima in ogni classifica, forse per la troppa passività e la troppa indifferenza di ognuno di noi, tra cui io. E allora è arrivato il momento che ognuno di voi inizi a combattere nel suo piccolo, che ognuno di noi inizi a capire che il voto è un qualcosa di straordinario e che non va usato o sfruttato solo per votare il parente di turno, l'amico di turno, o votare un qualsiasi personaggio che abbia fatto un piacere 20-25 anni fa. Dobbiamo iniziare a concepire quella che è la vera politica, quella che è l'idea politica. E noi ci candidiamo alle elezioni amministrative quest'anno proprio per farvi capire che Crosia e la Calabria hanno davvero stavolta la possibilità di cambiare. E penso che questa sia l'ultima possibilità che ognuno di noi ha, prima che questo territorio che oggi vive, diciamo, un coma farmacologico muoia definitivamente.
Il 25 maggio a Crosia, a Rende, a Mendicino, a Montalto, a San Marco, a Celico, ad Amantea, i 7 comuni nella quale ci presentiamo, ma soprattutto alle europee, c'è la possibilità di liberare la Calabria. E quella che io rivolgo a tutti quanti voi è una vera e propria preghiera. Liberiamo la Calabria. Liberiamo la Calabria perché non è più accettabile vedere i vostri figli, i vostri amici, che come me lasciano piangendo la loro terra per un pezzo di pane. Non è più accettabile vedere famiglie in difficoltà nel 2014 economicamente. Non è più accettabile vedere invece chi fa politica giocare con la vita delle persone. Perché tutti quanti noi ad oggi siamo stati visti come delle vere e proprie pecorelle da tutti coloro i quali hanno fatto politica. Ci considerano come un voto. E allora dimostriamo tutti quanti che noi non siamo un voto, noi siamo un'idea. E come tale dobbiamo gridare a coloro i quali ci considerano delle pecore che le nostre idee sono più forti dei loro comitati d'affari, sono più forti dei loro centri di potere. Io non voglio rubare tanto tempo oggi, anche perché ci sarà sicuramente occasione in questo mese di continuare a parlare del programma che il Movimento 5 Stelle di Crosia offrirà a tutti quanti voi, delle soluzioni per i problemi che tutti quanti hanno procurato e hanno causato. Prima di cedere la parola agli altri candidati portavoce, volevo leggere una lettera che tempo fa un amico mio, che purtroppo ora non c'è più, scrisse su Facebook. Sono delle frasi che mi sono rimaste impresse, perché ancora prima che entrai nel Movimento 5 Stelle, questo ragazzo, della quale non faccio il nome perché non voglio strumentalizzare, non voglio essere attaccato, mi fece capire quello che è la politica. E adesso le voglio leggere insieme a tutti quanti voi. È angosciante vedere il modo in cui la politica sta eliminando pian piano il nostro futuro. E noi soliti italiani continuiamo a stare nei nostri mondi, nelle nostre ipocrisie, senza neanche immaginare ciò che ci succede intorno. I nostri amministratori, ormai soliti noti, se ne fregano. Fanno comizi per giustificarsi dall'alto della loro intelligenza e cultura. Tutti quanti noi puntiamo il dito verso le tasse, il governo.